Lenny, una dialettica che caratterizza ogni personaggio che tra poco vi sto per presentare. E tra l'altro su questo piedistallo tra poco mi arriva uno che ha la sua mole, il suo peso. Stiamo aspettando con il signor Giacomo Danna, che è parroco di San Paolo alla Rotonda, e che tra poco, dopo la celebrazione, arriverà qua. E io saluto non solo a nome mio, ma anche della vicepresidente, la nostra professoressa Polimeni, che sentiremo poi a chiusura serata per tirare le trame un po' di quello che è stato detto, partendo dalla mia sinistra, l'avvocato Giovanna Manganella. E quando bisogna parlare, raccontare quella che è la figura, attraverso la filosofia, la figura del papà, io diamo sempre in aiuto per argomenti importanti il nostro preside Angelo Vecchio Ruggeri. Un emblema della figura maschile, no, nel tempo è stata e lo è ancora la pipa. E quando si parla di pipe a Reggio Calabria, si parla di pipe di Fabrizio Romeo. E quando invece bisogna fare riferimento a come è cambiata la famiglia oggi, è presidente della Pro Famiglia l'avvocato Giuseppe Morabito. Un'altra cosa interessante, quello che voi vedete stasera è collegata da che cosa? Da un semplice richiamo, da un semplice riferimento, che è una cravatta. Stasera l'immagine della cravatta la ritrovate nelle opere degli artisti delle Muse. Questa cravatta che in un certo senso è stata rielaborata, rivivificata, partendo da quella che era la sua soluzione di base, tanto per intenderci, e la ritrovate, rivenuta e corretta attraverso le opere di Santina Miraldi, Marisa Scicchitano, Adele Leanza, Mimma Gorgone, Grazia Paparino, Francesco Locoteta, Antonella Laganà, Pier Filippo Bucca, Nunzia Gimondo, Angelo Meduri, e la troviamo in una esemplificazione materica, una cravatta che ha da dire la sua, nelle sculture, in questo trittico che dà proprio l'idea tra nodo e, come si suol dire, decoro, della nostra artista della ceramica, che è Rossella Marra. Devo dire un grande inizio, e io do subito il microfono all'avvocato Manganella, perché quando si parla di figure del passato, sì, lo facciamo con me tranquillamente. Allora, per l'avvocato Manganella, intanto abbiamo due avvocati, siamo ben coperti da questo punto di vista, ma quando si parla anche di determinati argomenti, l'avvocato Giannella diventa un riferimento, perché nella sua famiglia qualsiasi argomento noi trattiamo abbiamo sempre un riscontro fisico, tanto per intenderci. Certo, ho portato degli oggetti che evocano il papà di una volta, sono per lo più risalenti fino all'Ottocento, primi Novecento. Ecco, questo è il bastone di passeggio di un papà primi del Novecento fino all'Ottocento. Fra l'altro è buffo perché è un cagnolino che apre e chiude a baia, cioè apre e chiude, c'è un... si muove. Come vedete apre la boccuccia, quindi guardate la raffinatezza dei nostri... a chi appartiene? Sì, ecco, ora vedete a chi appartiene, perché ho portato il ritratto di questa famiglia dei primi dell'Ottocento. Era mio nonno Antonio Pietro Grande, qui è con la sua prima figlia, che non è mia madre,
la figlia Anna, ecco la figura del papà dell'Ottocento, no? Il papà protettivo, la mamma era deputata ad allevare i bambini, diciamo, ecco, era impensabile a quell'epoca un papà che cambiasse i pannolini, che desse la pappa, eccetera. Questo era il proprietario di questi oggetti. Come si chiamava? Antonio Pietrogrande, era veneto. Invece qui abbiamo... No, questo è mio padre. Ecco, io posso parlare di un rapporto particolare. Più che altro è un papà che io ho vissuto nel ricordo, perché mio padre morì e io avevo 8 anni. Però nella mia famiglia mi hanno sempre tenuto vivo il suo ricordo, perché parlavano di lui come che fosse ancora tra di noi, no? Perciò, non so, qualunque azione veniva riferita, facevo, ecco, papà avrebbe detto così, papà avrebbe detto colà, veniva coltivato il lato del mio carattere che era somigliante a mio padre. Cioè, non so, faccio un esempio, io amo molto il mare, mio padre amava molto il mare e mia madre, pur detestandolo, mi portava sempre al mare parlandomi del papà. E questo atto d'amore dei familiari me l'hanno fatto sentire sempre vicino. E questo è un suo ritratto, quello era un suo ritratto, no? È sempre una cornice antica, e questo era, diciamo, anche lì è un rapporto diverso del papà di ora, perché per quello che ricordo era il papà che doveva essere l'autorità, anche se mio padre era una persona in realtà dolcissima, non mi ha mai castigato, l'unica sua minaccia era di mandarmi in collegio dalle monache svizzere, al di là di questo, per poi ritrattarla subito dopo. E però era una figura già diversa da quella dei papà di oggi. Era mia madre che mi accudiva, era mia madre che mi faceva fare i compiti, era un papà distaccato, diciamo, dalla, pur avendo un grande affetto e tenerezza. Allora, andiamo avanti con gli oggetti particolari. Allora, che cosa è questo? No, ecco, quello è da abbinare un'altra cosa. Intanto tu inizia. Allora, guardate questa scatoletta. Un cimelio storico, fra l'altro. No, questo, ecco, dimenticavo, questo è il cannocchiale da teatro in versione uomo. Lo faccio vedere a te. Eccolo qui. Era il portato dai signori il cannocchiale teatro. Si apre e si chiude. Quindi, come vedete, anche gli uomini avevano i loro passatempi. Soprattutto gli uomini, perché dovevano guardare le donne. Ecco, qui no, reparto fumolo, diciamo, ecco un oggetto particolare. Ecco, facciamo questo. Allora, questi sono portatabacco e questo è un cimelio storico, perché era appartenuto al mio prozio. Ed è autografato da Duca d'Aosta con dedica, e anche c'è anche la data del 1916, in una ricorrenza venne regalato da Duca d'Aosta con dedica al prozio. Porta sigarette. È firmato e naturalmente con dice generale Aurelio Bondi, con gli auguri affettuosi Emanuele Liberto di Savoia. Questo è un cimelio storico ed è accompagnato, questo è un porta fiammiferi e ancora c'è i segni qui sotto dove bisognava farli, dove si sfregavano. Queste sono scatolette a porta tabacco, non c'era ancora. Queste sono scatolette porta tabacco. Guardate le scatolette porta tabacco. Queste sono, credo, addirittura dell'Ottocento, andiamo ancora più indietro, sono del bisnonno. Però è tabacco da fiuto, posso intervenire? Sì, no, e c'è una cifra di tabacco. No, vabbè, no, tabacco da fiuto.
Allora, questi oggetti, io volevo chiedere a me. Questi oggetti, quando giravano per casa, venivano venerati, come venivano guardati? Erano del papà, erano intoccabili. Erano intoccabili, questi addirittura erano del bisnonno, del bambino. Quindi diciamo di chi erano queste scatole? Ed erano porta tabacco. E anche quello è un porta tabacco, però risale alla campagna d'Africa. Questo è un porta tabacco della campagna, infatti vedete che ha questa specie di richiamo un po' esotico, tanto per intenderci, sì, lo prendiamo subito. Guardate quanto è raffinato questo. Anche questo risale alla quella. Questo è quello della campagna d'Africa, guardate che pezzo, sembra un pezzo, questo dovrebbe essere ottone. Ottone. Purtroppo le pietre dure sono andate perse, c'erano delle pietre dure, ma ce ne sono. Quindi come voi potete guardate questo porta tabacco in ottone con le pietre, si vedono i castoni praticamente delle paste vitre e dei turchesi, anche paste di turchese. Quindi questi erano. Come si sono recuperati questi oggetti? Questi nel erano tempo? Del generale. E sono stati trasportati direttamente dall'Africa, la campagna d'Africa, quella del. No, 42, andiamo indietro. Questi cipolloni. Ecco, sì, e questi erano i cipolloni, però deve essere collegato con un accessorio. Sì, lo prendiamo subito, che è questo di legno, giusto? Certo. E che cosa c'è dentro? No. Quale? Lo prendiamo subito. Ah, eccolo qua. Sì. Eccolo qua. Allora, guardate questo, io veramente ho detto che ha portato un orologio, come mai l'ha portato? Cioè non mi spiego perché. Ecco qui. Guardate che cosa è. Sul comodino o sulla scrivania. Questo è un porta cipollone da scrivania. Scrivania, lo tenevano sul comodino. Cioè, allora non c'era l'orologio da polso, c'era l'orologio con il panciotto. E quando venivano, insomma, si dovevano togliere, si appoggiavano su questo porta cipollone. Quindi guardate che raffinatezza, praticamente questo oggetto di legno andava ad incastrare il cipollone, prendeva quindi, infatti io pensavo fosse un semplice orologio, vedete la parte. Credo mia nonna. Perché non mi sta parlando? Sì. E questi sono i cipolloni, dietro sono tutti lavorati. Naturalmente sono dei cipolloni che hanno dietro i vari fastigi, le varie incisioni. Quindi come vedete ce ne sono vari di fattura, di dimensioni e di grandezza. Guardate qua, quindi anche in base alla misura poi andava a identificare quello che era, insomma, il. Sì. Questo che cosa è? Questo è sempre porta tabacco. Questo è un altro porta tabacco con l'incisione. Mentre questo che cos'è? Lo stesso, lo usavano, era correndo da fumo. Cioè... Questa è un'altra scatoletta d'argento come correndo da fumo. E poi una cosa molto particolare, che io ora vi faccio vedere da qua, perché sono degli oggetti molto delicati. Sì. Era un completo da fumo. Ecco un completo da fumo. Con tutti i vari tipi di tabacco. Che cosa servivano questi due? A me che già. Questi sono due bocchini, cose, non. Era. Questo è maschile, questo era orientale, non so. Infilavano le sigarette. Quindi come vedete sulla scrivania, invece questo oggetto che cos'è? Che sembra quasi un sorriso. Non lo so, era da parte del corredo da fumo. No, era miscelavano i vari tipi di. Quindi come vedete l'acqua di essenza. Gli uomini di un tempo. Mi sto
Come vedete, gli uomini di un tempo aveva sì, vanitosi sicuramente, però c'erano questi oggetti che andavano, insomma era il corredo dell'uomo. Appunto, sì, era tipicamente stiamo portando solo oggetti dei papà di una volta. Il papà che si rispetti doveva avere questi oggetti come sì, corredo. Una specie di status symbol. Microfono. Una specie di status symbol, no? Sia per ricevere, anche perché c'era un momento particolare del pranzo in cui gli uomini si ritiravano in una zona del salotto con un corredo da fumo e faceva questo era complemento necessario. Infatti c'è da dire che un tempo nelle abitazioni dei primi anni del Novecento vi era tra le sale di aggiorno vi era il fumoir, che era la stanza del fumo dove si trovava proprio questo ambiente, diciamo dove si trovavano gli oggetti tipici che servivano per... Qual è la differenza secondo te, avvocato, tra gli uomini di un tempo... Ma la classe... Direi forse che nel rapporto con i figli e con la moglie l'uomo di oggi da un lato ha guadagnato perché si è appropriato del sentimento che prima doveva simulare per mostrarsi uomo forte, autorevole, si è appropriato di quel rapporto con i figli che prima non era, magari interiormente esisteva, però non era esplicato, non c'era proprio la tenerezza, almeno da quello che si può, e questi ruoli definiti, però c'è anche il rovescio della medaglia, questi ruoli separati secondo me davano più sicurezza, nella famiglia c'erano questi ruoli ben definiti che forse da un lato psicologicamente in alcuni casi potevano dare una maggiore sicurezza, il figlio trovava nella figura paterna un determinato ruolo, nella figura materna un determinato ruolo e per cui forse il rovescio della medaglia è che psicologicamente non c'è stata un'impostazione in questo senso. Bene, una per finire, cos'è questo oggetto? Un minuto, è qui con tutte le tipe che ci sono. Eccola qua. Oh, salutiamo il nostro Monsignore. Eccola qua. La prima con la sirenetta è rovinata, purtroppo, non sa quante ne è passata, non so nemmeno di che è andato fosse. Allora, guardate questa pipa! Guardate questa pipa con la sirenetta, che è danneggiata. Purtroppo vedete che è messa nella parte curva praticamente, vedete il corpo, lo distinguete. Ritengo che dove non sono i 40 anni, che mio nonno fumava il sigaro. Ecco, stavo intervenendo io, non è una pipa, è un fumasigari. Questo fuma un fumasigari. Con la sua scatoletta. Le pipe sono sempre state fatte anche in schiuma, però hanno un fornello più capiente. Si impara, perché io vedo la più capiente. Quando si vede, ci sono le opere d'arte, specialmente di manifattura austriaca, perché oggi se ne trovano. Ed è facile che fosse austriaco. E hanno ma sono fatte da artisti veramente in gamba. Ci sono delle collezioni bellissime. E a Reggio c'è un collezionista famosissimo di queste pipe, non so se Giuseppe ti posso dire l'avete mai contattato, il professore Calabrò. No. Matematico. No. Sì, il professore Calabrò. Il professore Calabrò ha un museo a casa praticamente, è una cosa indescrivibile. E tra le altre cose era una bellissima collezione di queste fumasigari. Fumasigari, è una cosa importante.
perché era a casa, mio nonno era veneto, la madre era di origine slava, per cui è facile che venga da quelle zone là. Sì, è probabile, perché era di Este, che sarebbe il sobborgo di Padova. La mamma era di origine di Spagna, per cui facilmente... Ci sono veramente delle grandi opere d'arte, io a saperlo avrei portato tutto questo benedettivo. Allora, intanto abbiamo visto come funzionava un po' il corredo dell'uomo di un tempo, però nella storia, nella filosofia, insomma, la figura maschile, care preside vecchio genere, lei guardava questi oggetti un po' incantato perché avrebbe voluto utilizzare lei, o perché si è reso conto che quegli oggetti della famiglia Manganella, Pietro Grande, in effetti ci sono stati, c'è stata quasi una degenerazione di quello che era l'andamento del gusto, no? Che era legato alla figura paterna, o no? Prego. Sì, prima di rispondere io credo che sia opportuno che si ricordi la giornata odierna. Oggi è la festa dei papà, ma è anche la festa di San Giuseppe. E noi abbiamo un ospite, la persona che ci ospita si chiama Giuseppe. Che abbiamo fatto singolarmente l'augurio, glielo facciamo cumulativamente con la Grazie. E Giuseppe ci sorprende sempre perché riesce a escogitare situazioni e modi di intrattenimento che sono davvero inusuali. Oggetti preziosi che fanno parte di un corredo familiare, ma che in qualche modo sono collocabili nella storia del costume. Nella storia del costume del nostro paese, perché sicuramente è invece riuscita, perché in effetti ci ha permesso di osservare, sia pure in maniera frammentaria, oggetti che venivano utilizzati dall'uomo di un periodo storico particolare. Oggi credo, senza nessuna offesa nei confronti dell'espositore della pipa moderna, oggi sono oggetti che si ammirano soltanto come oggetti museali, ma credo che non se ne possa fare un uso quotidiano, un uso pratico. Non sarebbe questo lo scopo. Parlare del papà nell'ambito dell'evoluzione storica è un argomento piuttosto particolarmente difficile. E io come padre mi sento in difficoltà, avrei preferito essere coinvolto per ragionare su tutt'altri argomenti, perché parlare dell'argomento padre significa in qualche modo parlare un po' anche di se stessi, e non è una cosa semplice, perché non è una cosa semplice, come diceva giustamente l'avvocato poc'anzi, che oggi il ruolo del padre è completamente diverso rispetto a come, in poche battute ma significative, lei lo ha tratteggiato, quello che era il ruolo del padre di qualche stagione fa. Il padre di qualche stagione fa era il padre che si identificava con la legge, era il padre che rappresentava la cosiddetta autorità. All'interno della famiglia il ruolo del padre era pressoché definito e compiuto, perché proprio aveva una funzione, e tutta la psicologia, nonché la psicanalisi, si è occupata abbondantemente del ruolo del padre e della funzione sociale svolta, una funzione sicuramente positiva, sicuramente attrattiva, alcune volte non del tutto attrattiva, perché essere, diciamo così, richiamato e ricordato come il simbolo e l'emblema della legge non era un ruolo semplice da sopportare all'interno della società, perché all'interno della società le bricconaggini, le devianze ci sono sempre state, e quindi porsi a confronto con chi invece aveva la funzione emblematica di essere il rappresentante della legge, e non sempre questo ruolo poteva essere esercitato con facilità, e tuttavia veniva esercitato.
e tuttavia era un ruolo che garantiva in un certo senso un assetto normale della vita della società, perché non si poteva prescindere dall'avere quella particolare funzione. Com'è la situazione oggi? Prima di parlare della funzione del padre di oggi, del ruolo del padre oggi, mi permettete che io faccia un piccolo richiamo alla mitologia, perché la mitologia ci insegna tanto. E nel caso nostro, nel rapporto padre-figli, la mitologia ci dice che spesso i figli si sono rivoltati nei confronti del padre. Spesso i padri, temendo di essere scalzati dai figli, si comportavano in modo oppressivo e addirittura mortificante. Ci dice la mitologia d'origine, Esiodo, nella sua cosmologia, nella Teogonia, ci racconta queste cose. Ci dice ad esempio che Crono, che era l'emblema del tempo, e mutilò il padre Urano, proprio perché Urano, temendo che qualche figlio appartenente ai Titani potesse scalzarlo, li teneva imprigionati. Ebbene, Crono riuscì a mutilare il padre e si impossessò del potere. Ma mantiene il corso, perché a sua volta, dopo aver sposato Crono, dopo aver sposato Rea e dopo aver messo al mondo numerosi figli, mano a mano che questi figli venivano generati, che cosa accadeva? Accadeva che lui se li mangiava, se li divorava. Crono è colui che mangiava i figli, perché a sua volta temeva di essere, diciamo così, spodestato dal ruolo del rappresentante massimo dell'autorità. E Rea, la moglie, la moglie sorella, riesce a salvarne uno, ingannando Crono, facendogli ingoiare un sasso, un macigno, come se fosse il corpicino di Zeus, si trattava di Zeus, Giove, e quindi lo salva. E Zeus, quando diventa adulto, o quantomeno quando diventa idoneo a poter regnare, riesce a far rivivere e fare rimettere i figli, i fratelli che erano stati divorati dal padre, da Crono, e si acquisisce il potere e relega nel Tartaro il padre che aveva in qualche modo, diciamo così, mortificato in quella maniera i figli. Questo ci dice la mitologia. E anche Zeus a sua volta è timoroso, ma qui la lascio da parte. Esiodo ci fa un racconto mirabile, un racconto che per gli umani come noi è sintomo di grande simbologia, perché in effetti vi è una sorta di, diciamo così, implicita diffidenza che può insorgere talora nel rapporto tra padre e figli. Qual è la situazione di oggi? Per poter dire qualche cosa sul ruolo del padre oggi, non si può fare a meno di tenere conto di alcune importanti considerazioni che sono state fatte da uno dei massimi psicologi contemporanei italiani. Si chiama Massimo Recalcati. Probabilmente qualcuno di voi ha letto qualcosa dei suoi libri. Ci parla del ruolo del padre che non c'è più. Il padre evanescente. Oggi non c'è più il padre che è rappresentante della legge. Non c'è più il ruolo del padre che possa in qualche modo essere visto all'interno della stessa società. Addirittura c'è un libro in cui identifica Massimo Recalcati il padre con il padre supremo, che sarebbe poi Dio, e che in cui si riconduce e si riconducono tutti gli elementi rappresentativi del ruolo del padre. Oggi la società contemporanea, quella che tutti noi viviamo tutti i giorni, ci dà un racconto molto diverso rispetto a quella che era la storia del passato. Quella storia in cui vi era la legge, vi era l'autorità,
vi era la necessità di fare in modo che questo ruolo potesse essere esercitato ed esercitato anche in maniera salvifica per l'organizzazione e per l'assetto di tenuta della società stessa. Io vi confido e vorrei confidare pubblicamente qualcosa che mi riguarda dal punto di vista professionale. Sono stato preside per molti anni in un locale liceo, il liceo scientifico Leonardo da Vinci, qui a Reggio Calabria. Una scuola importante, come tutte le scuole, è indispensabile che la scuola svolga un ruolo e una funzione non solo di formazione cognitiva ed intellettuale, ma un ruolo educativo per poter far inserire utilmente i giovani all'interno della società. E per certi versi quindi il ruolo della scuola è identificabile in qualche misura con la legge, perché la scuola deve impartire regole, deve indicare e suggerire valori di cui si devono appropriare i ragazzi per diventare essi stessi a loro volta difensori della legge e dei valori, perché senza questi elementi un'organizzazione sociale non può stare in piedi, non può reggere. Ebbene, vi confido una mia sconfitta. Io come preside, dopo 12 anni, sono uscito dalla scuola, da quel liceo in particolare, sconfitto. Sconfitto perché non sono riuscito a abituare il genitore, cioè la figura paterna per antonomasia, a fare in modo che i loro figli potessero essere in qualche misura rispettosi dei regolamenti interni alla scuola. Senza regolamenti, senza regole, non si va da nessuna parte, lo sappiamo, si introducono i semi dell'anarchia e della diaspora. E non c'era verso di far intendere che quando il genitore affida il figlio alla scuola, lo affida alla scuola, rimette alla scuola la responsabilità educativa della crescita formativa del giovane e dopodiché se lo riprende sperando che possa riprenderselo più formato. Ma per il tempo scolastico deve rispondere la scuola. Ebbene, accadeva quotidianamente. Ecco dove è stata la mia sconfitta, perché malgrado discorsi, ragionamenti, incontri, non c'era verso di fare in modo che come funzione paterna io riuscissi a far intendere che era inopportuno portare i figli a scuola in ritardo o farli uscire in anticipo. Era del tutto inopportuno, perché si sottraeva al processo formativo il giovane nel suo rapporto costante e completo con la scuola. Perché accade questo? Perché oggi la funzione della figura paterna è, come dice Massimo Recalcati, è diventata evanescente. Recalcati parla di evaporazione del ruolo paterno, cioè evapora, nel senso che si è ormai dissolta quella dimensione definita e compiuta che aveva concretezza e dimensione reale, si è dissolta, è evaporata. E lo dice uno dei massimi studiosi, ripeto, trovando in ciò conforto dalla stessa letteratura psicoanalitica contemporanea. Non è facile esercitare il ruolo di padre oggi. Vi è una difficoltà, diciamo così, insormontabile. Io non so personalmente come padre se sono riuscito a instaurare un rapporto positivo e costruttivo con i miei figli. Ma una cosa posso dire, anche questa attingendola al pensiero e alla riflessione, ripeto, di Massimo Recalcati. Lui ritiene che per poter contrastare questa immagine abbastanza suggestiva che fornisce della evaporazione dell'idea di padre, per poter contrastare questo fenomeno di evaporazione, occorre che il padre riesca ad introdurre la categoria del desiderio,
che induca il figlio, il giovane, a fargli desiderare gli aspetti della vita, a fare desiderare come vivere la vita e come poterla vivere al meglio. Il concetto di desiderio implica, in psicologia, in psicanalisi, anche l'idea di qualcosa che manca. Si desidera qualcosa proprio perché non la si possiede. Il giovane non possiede tanto ancora della vita, lo dovrà acquisire, e lo dovrà acquisire spesso con fatica, spesso con rinunzia, spesso anche con sacrificio. È bene che sappia che coltivare il desiderio della vita, della pienezza della vita, senza che si ispiri a se stesso, perché altrimenti lì diventa quasi moralistico, e un padre moralista non viene ascoltato dal figlio. Già non viene ascoltato così, quando in maniera molto alla buona cerca di indottrinarlo in quelli che sono i principi regolamentativi della vita individuale e sociale. Se poi assume un atteggiamento moralistico, ancora più viene inascoltato. Fargli intendere che l'idea del desiderio che è qualcosa che lo deve, come motore, spingere a vivere la vita nella pienezza, finché gli è possibile, finché è in grado di poter raggiungere il risultato pieno di una vita compiuta. In fondo noi adulti, ancora adesso che facciamo? Quando abbiamo la consapevolezza che ci manca qualcosa, qualcosa di cui ancora aspiriamo ad entrarne in possesso, la desideriamo, ed è grazie alla forza del desiderio che andiamo avanti e cerchiamo di perseguire quella cosa che ci manca. Quindi la forza che in qualche modo, in modo esemplificativo, il padre oggi può esercitare e svolgere educativamente nei confronti del figlio è indurlo ad avere desiderio. Indurlo a desiderare. Quando questo risultato sia ottenuto, in qualche modo, ripeto, in qualche modo, il padre ha assolto la propria funzione. Presidente, volevo chiedere una cosa, l'applauso glielo facciamo, perché lo portato quanto nella sua attività di dirigente scolastico è contato essere padre nell'approccio ai ragazzi o nell'approccio ai suoi docenti, perché no, sono due cose diverse ma con modalità, e quanto magari l'ha aiutato in Calabria il suo essere siciliano, nato da un padre siciliano, voglio dire, insomma, che questo conta. Sì, certo, assolutamente sì, ma io distingo e comunque preferisco parlare del dialogo che ho avuto nei confronti degli studenti piuttosto che di quello che ho avuto, ed è stato positivo comunque, nei confronti dei docenti. A me serviva, per questo io consideravo e considero il ruolo del preside, che in una certa misura evoca il ruolo del padre, come un ruolo importante all'interno della scuola. Guai a, diciamo così, a tramutarne la fisionomia. Guai ad intendere, come si tende a fare oggi, il ruolo del preside come il ruolo del dirigente scolastico preso tra le mille spire della burocrazia e dall'apparato organizzativo. Il preside, secondo me, all'interno del sistema scolastico deve continuare ad avere una funzione emblematicamente esemplificativa dell'idea della regola e quindi dell'idea educativa, perché se svolge questa funzione e per poterla svolgere deve utilizzare uno strumento importante. Questo strumento si chiama dialogo, per cui nel momento in cui io riuscivo e inducevo e spronavo i ragazzi ad avere comunque costantemente un dialogo e una colloquialità quotidiana con il preside, conseguivo lo scopo di poter ottenere quello che doveva essere l'obiettivo finale della scuola. E non tralascio di dire, ad esempio, che io ho svolto il ruolo di preside in un periodo, almeno
un decennio in cui nelle scuole vi era l'abitudine della cosiddetta autogestione, ovvero sia i ragazzi si impadronivano, tra virgolette, della scuola e la gestivano in proprio. Non era un'idea sbagliata, perché abituare i ragazzi ad assumere responsabilmente e a esercitare ruoli di microgestionalità all'interno della scuola è una funzione positiva. Importante però che questo combinato non veniva lasciato interamente alle scelte autonome e totali dei ragazzi, ma veniva in qualche modo concordato e pattuito attraverso il dialogo. Ed era la funzione che secondo me deve continuare ad esserci e deve poter in qualche modo essere il segno identificativo del ruolo del padre oggi. Il padre deve dialogare, deve instillare il desiderio a conseguire risultati raggiungibili, perché comunque tutti i risultati sono raggiungibili e ne sappiamo qualcosa perché abbiamo vissuto e stiamo vivendo inseguendo risultati e sappiamo che li otteniamo quando vogliamo ottenerli. Grazie, grazie a questo vecchio Ruggeri. E naturalmente grazie. Questo, ecco, abbiamo il mito, prima parliamo un attimino in microfono e poi arriveremo. Allora, abbiamo visto la parte storica, la parte legata alla filosofia, quindi alla mitografia legata alla figura maschile, in questo caso uno dei tanti esempi che lei ha detto, poi lei è stato anche molto pratico perché ha parlato insomma del suo doppio ruolo, sia nella vita lavorativa che nella sua diciamo vita affettiva. Ma questo San Giuseppe nell'iconografia, anziano, la Madonna è sempre ieratica, questo San Giuseppe con sta barba, sti capelli bianchi, nell'iconografia questo San Giuseppe è sempre sofferto, è vecchiarello tanto per intenderci, sembra quasi un accessorio, mi permetto di dire, no? Infatti se nella tradizione si dice no, San Giuseppe nome santo, vuol dire quante ne sopporta, perché solo San Giuseppe poteva accettare quello che per noi è mistero, quello che per noi è atto di fede, perché noi no? Insomma, a volte la critica, no, che viene fatta alla figura di San Giuseppe è stato quello, ecco, di essere stato messo lì accanto tanto perché ci voleva qualcuno che doveva, insomma, io sto paralizzando per rendere molto più pratico il discorso, però questa figura di San Giuseppe a volte, e anche nella statuaria, nell'iconografia pittorica, è sempre, ecco, relegato, anzi a volte sembra di vedere una discresia tra il bambino che regge sempre con grande solennità e l'atteggiamento di questo volto sofferto, sto San Giuseppe falegname, quindi ecco tutto casa e bottega, che poi anche nelle scritture c'è un po' quaggio tutto, scompare questa figura di San Giuseppe, fino a quando mi pare finire il bambino a 6 anni, 7 anni, poi 12, chiedo scusa, appunto, e poi la figura di questo San Giuseppe scompare. Intanto com'è? Insomma, è una festa importante quella di oggi, ma questa figura di San Giuseppe che ruolo ha, che importanza ha? Io penso, dicevo stamattina ai bambini, oggi che festa è? È la festa del papà, io sottolineavo, ma è la festa del papà perché è la festa di San Giuseppe. Noi purtroppo viviamo, ecco, mentre naturalmente abbiamo da dire sulla festa di San Giuseppe, meglio ancora anche della festa del papà, della festa della mamma, però dobbiamo notare che una certa laicizzazione vorrebbe in qualche modo togliere le figure. Pensate ad esempio alla festa dei santi, che oggi è Halloween, no? Oppure anche, che so, la festa degli angeli custodi, una festa bellissima per scoprire la figura di questa presenza angelica. Oggi è la festa dei nonni, ma questo che significa? Ce l'abbiamo con i nonni? Certamente no. E allora dare una luce anche di lettura, di interpretazione. Scusa, io provocatoriamente leggevo ieri in un giornale fuori, dice dobbiamo abolire la festa della mamma e del papà, bisogna fare solo la festa della famiglia, perché ora con queste nuove famiglie, diciamo, si è desacralizzato il ruolo. Proprio leggevo la critica, non so di chi era, in un giornale lì a Roma, in una chiesa, guarda caso leggevo questa. Era il secondo passaggio che dove voleva. Ah, ecco, stavo leggendo. Scusate che ho introdotto.
preside ha detto una cosa molto bella, ha detto anche qualcuno mi hanno colpito in particolare. Ecco, una delle cose che oggi nella difficoltà sta proprio perché, mentre anticamente forse la figura paterna era una figura, diciamocelo pure, non era un'offesa del padre padrone, dove si intende più l'autorità, quella forza, oggi i bambini questa difficoltà, guardate, noi siamo da una certa età, quindi nessuno ne abbia male, ecco, però in cui si scontrano con più figure paterne, cioè non è c'è solo il papà che l'ha generato, ma c'è il papà che è il compagno della mamma, forse non è soltanto l'unico come la samaritana di oggi, che non aveva avuto 5 mariti e quello che aveva non era suo marito, ma richiede insomma, evidentemente era una donna molto generosa nell'affetto verso gli uomini, 5 mariti più uno che viva, e Gesù glielo ricorda. E allora oggi guardate che è una difficoltà, proprio perché noi ci scontriamo con queste difficoltà di capire dove quello è veramente il papà. Io proprio stamattina una famiglia, comunque dei ragazzi, mi hanno detto: i bambini vengono a fare la festa al compagno della mamma perché per loro comunque il papà. Capite cose, ecco, non voglio scendere in merito, per carità, non voglio giudicare, però capite, proprio per, parlando della figura paterna ma anche materna, qualche volta di queste compagnie, compagna o compagno, un bambino forse non sempre ha quella chiarezza della figura, quindi c'è una doppia cattiva impostazione. È il bambino che giustamente i ragazzi, comunque soprattutto nell'età adolescenziale, fanno figura ad accettare una figura di riferimento come la presentava il preside, quindi autorevole, ma è anche colpa qualche volta dei genitori, del papà, che pensano di impostare in un modo più alla buona i nostri rapporti di amicizia. Io qualche volta l'ho sentito questo discorso, io parlo perché non conosco nessuno, quindi non lo dice, ma stai tanto a miei volti, parlo per tutti, non ce l'ho con nessuno, però quando una mamma o un papà dice: i miei figli non mi chiamano papà, mi chiamano di nome Giuseppe, Francesco, e la mamma non è mamma, è Caterina, è Giusi, chiamatela come volete, come per questo. Io dico che se i figli avessero i amici se li scelgono, ma hanno bisogno proprio di una figura paterna e di una figura materna. Non a caso Gesù, che pure era figlio di Dio ed era Dio, quindi non si è voluto privare della gioia di avere accanto un papà e una mamma normalissimi, al di là delle iconografie, normalissimi, un papà e una mamma come tutti, proprio per avere la gioia di ripetere queste due piccole monosillabe. Papà è la prima parola che un bambino dice, mamma, non quando dice si baciano due volte le labbra. E allora pensiamo già a questo valore. Gesù, che è il figlio di Dio, aveva tutto, non gli mancava niente, ma questa gioia, questa soddisfazione, passate la parola, di dire mamma, a bocca china, come dicevo noi, papà, se l'ha voluto riservare. E questa ci fa capire quanto è importante il ruolo genitoriale. Oggi in particolare stiamo riflettendo sul papà. Rispondo alla domanda, questa era se una... vuoi sempre, la mia era... Se non vuoi non parlo. No, devi, no, perché sia questo, poi anche un'altra cosa, le caratteristiche, ecco, la Chiesa come promuove la figura del papà, in che termini la pone oggi? Beh, certamente io penso che, io lo sto proponendo anche nella mia comunità, ne abbiamo riprensato alle stazioni quaresimali, e nelle stazioni quaresimali la stazione è una stazio, la dice la parola stessa, è una fermata, una sosta soprattutto di riflessione, di catechesi, di approfondimenti, e abbiamo ripreso qualcosa che forse mi sto dire, che si chiamano le quattro virtù cardinali, che sono giustizia, prudenza, fortezza e temperanza. A queste quattro, siccome sono cinque le settimane, le domeniche, ne ho aggiunto una, dicevo che è la più negletta, in cui ho invitato i giovani, ho detto oggi non è sempre facile, però guai a noi a deburtare il messaggio cristiano. Parleremo nella quinta della virtù, che non è cardinale, cioè non ha un cardine così come queste altre. Cardine significa che permettono di aprire e chiudere le porte, quindi sono fondamentali. C'è una quinta a cui ho voluto inserire in questa quaresima, che è la purezza,
la castità, la verginità. Non entriamo in merito, se qualche volta penso a chiedere, ne ritorneremo. Però sulla seconda figura, seconda virtù, la prudenza, io penso che la figura di San Giuseppe oggi va rivalutata, intanto per quello che dicevo, perché più forse di Maria ha sofferto tantissimo. Il fatto di essere padre ci insegna innanzitutto una cosa, che non basta mettere al mondo dei figli per essere padri, e questo voi me lo insegnate, ma che la paternità va al di là un fatto genitale, di generazione, di mettere al mondo. Papa Francesco, parlando di papà qualche tempo fa, ecco, ricordava proprio un fatto che noi sappiamo, ripeto, non è che sono cose che sono venute a scoprire l'acqua calda stasera, ma ricordarvi, la evidenziate. La cosa che Papa Francesco dice tante volte, un papà, anche forse il mio lo diceva qualche volta, con mio figlio, non c'ha a mancare. E Papa Francesco ricordava che il papà non è colui che è chiamato a dare, per cui tante volte uno si mette la coscienza in pace e qualche volta ha modo di dire, dice, ma perché io ci faccio mancare a mio figlio? Però non siamo, non si è padre nella misura in cui si dà, ma in cui si è. E un figlio ha bisogno di un papà non tanto che gli dà, ma che c'è. Ecco l'essenza, che c'è. E allora Papa Francesco diceva, più che preoccuparti se tuo figlio hai giocattoli, ti preoccupi se tuo figlio gioca con te. Più che invece di avere, ma tuo figlio ce l'ha quello che si ascolta, walk talk, come si chiamano, ti preoccupi di ascoltare tuo figlio, di preoccuparti. E allora questa figura, ecco, scusatemi bla bla, ma non prego, quando attacchiamo poi siamo un po' pericolosi, vado, ecco, e chiudo per rispondere alla domanda, perché Giuseppe ancora oggi, forse più di ieri, quando la figura era solo autoritaria, ci permette di presentarlo come il modello dei papà, dei padri? Perché Giuseppe intanto non l'ha fatto lui quel figlio, ma non per questo non l'ha amato. Non è stato, come dicevo, una figura coreografica, ma sotto il tutto e per tutto la sua genitorialità, la sua paternità. Perché? Perché ha custodito la famiglia, ha difeso la famiglia, nell'ora del pericolo si è messa in prima linea a fare da scudo verso questa giovane ragazza, se vogliamo portare le cose, e verso questo bambino, addirittura scappando, emigrando in Egitto. E allora è bello che ci viene presentata la figura di Gesù non come un chiacchierone, come uno che fa parole. Di Maria ci vengono ripetate tre parole nei Vangeli: ecce, significa eccomi, fiat, sia fatta, magnifica, sono le tre parole. Di Giuseppe manco una, proprio per dire che lui è un uomo del silenzio, ma è soprattutto, e io quello che auguro ai papà di oggi, a voi dico, non è facile essere padre, guardate, perché una volta, io ripeto, scusate questo mio riferimento personale, io bastava che mia mamma mi diceva ciurita, tovagi, e per me era la fine, nonno, quando veniva mio padre, già il fatto che mia mamma diceva ciurita, tovagi, quando viene, per me era la fine. Forse eravamo all'eccesso opposto, era all'eccesso opposto, ci sta benissimo, però oggi siamo all'eccesso opposto, il papà o una mamma non si può permettere di dire una parola. Altro che dialogo, per esempio, perché la parola più bella che un bambino, quando il papà si fa presente per dire questo non si fa, e dice papà, va fanciullo, ecco, no? Comanda quel paese, e alla mamma anche tanti bei titoletti che voi potete immaginare, che io non ripeto per ovvi motivi. E non è neanche bello questo, non è neanche bello, penso. È importante allora riscoprire la figura di Giuseppe, perché l'uomo del silenzio, ma l'uomo che fa, perché custodisce. Poi c'è un'altra, ultima parola che mi piace, dicevo, in quelle quattro virtù una forse dovremmo riscoprire anche noi più grandi, al di là del nostro ruolo, se siamo papà, se siamo mamma, se siamo nonne, se siamo zie, se siamo preti, se siamo professori, ecco, che la prudenza non è una cosa di una volta, era chiamata aurego virtute, cioè era la, quella che conduceva il cocchio di tutte le altre virtù, perché
prudenza viene anche da providenza, cioè vedere, prevedere, che non significa essere veggenti, per carità, ma prevedere significa avere gli occhi aperti, è quello che oggi i papà hanno bisogno. Ce lo dicevano noi figli, figli, gli apro l'occhi. Oggi forse noi lo diciamo ai genitori, papà, gli apro l'occhi. Perché è importante questo prevedere, che non è essere, ecco, negativi, come si pensa. È un canone inverso, no? Però è importante che ci sia. Io volevo chiedere questo qui a un signore. È vero che, caro Giacomo, la famiglia si è, diciamo, si è evoluta, ci sono dei nuovi ruoli, eccetera. Quindi a volte, anche dal punto di vista economico, noi professori a scuola abbiamo a che fare o con la mamma o con il papà, perché a volte sono in affido alla mamma o al papà, e quindi naturalmente anche l'approccio rispetto, ecco, con una donna rispetto a un uomo. Ecco, io mi ricordo, mia sorella si ricorderà, io dicevo sempre a mia madre: ma mamma, ma perché tu pigliaste vecchio? Perché mio padre aveva quasi 20 anni di più rispetto a mia mamma, quasi. Io mi ricordo questa del mio padre, certo, insomma, creavo questa distanza, perché anche se poi in effetti, però noi capivamo che c'era questa, quindi eravamo più vicini a mia madre per un problema anagrafico, era normale, mentre il padre si vedeva più lontano, comunque l'autorevolezza, perché è vero, quello che dice lui, proprio del ruolo, ecco, quello era il ruolo, quello era l'autorevolezza del ruolo, per cui era tipo sul piedistallo, non so come, è chiaro che diventava, era preferenziale andare, ecco, a vedere questa figura paterna lontana ma al tempo stesso vicina, come ora io questo dico nell'ambito della formazione. Secondo la Chiesa, secondo quello che è, la differenza tra la mamma e il papà, secondo la Chiesa, ecco, la figura paterna, che cosa deve inculcare a un figlio? Cioè, Papa Francesco, che cosa... Io penso che il microfono più vicino. Sono tutte e due figure complementari e ripetono a caso. Penso che anche un uomo, quindi anche un figlio maschio, ha bisogno di imparare dalla mamma una delle virtù più belle, delle attitudini più belle, che è l'amore e la tenerezza, si chiama. No? La tenerezza è una parola che l'abbiamo, pensiamo di essere sdolcinati se si parla oggi di tenerezza. Ecco, però vi posso fare una confidenza, non vi scandalizzate, non la pigliate per antico, per cosa, anche perché voi siete tutte, non siete giovanissimi, quindi non per... Però, e quindi non mi riferisco tanto alla vostra generazione di essere spose e madre, forse è quello. Ma qualche volta, conoscendo... Sono giovanissimo, monsignore. Ma non volevo fare un complimento, non volevo essere... Rispetto alle giovani spose di oggi, a quelle oggi, qui per il mio ministero mi dovrà trovare, tante volte dico: no, ma madre, dai, ma non mi per dire niente, perché tutto scopre giovani donne, le giovani sto meno che la tenerezza, cioè mugliere, raggiati, acide, povere, strutturate, anzi povere marito, ripeto, non ce l'ho con nessuno, per cui è un ruolo. Una volta, anche qui c'è stata un'evoluzione, anche nel ruolo, no? Delle donne di una volta, delle nostre mamme, che manichiere, non avevano voci in capitolo e dovevano sottostare a tutto e a tutti, e questo voi mi siete maestre, per cui la film zitta e muta, per cui oggi la parola più bella, bestia, da male, pedino, sta zitto, anche lo dico io, va bene. Questa è la cosa, io penso che oggi abbiamo bisogno, Papa Francesco parla della rivoluzione, rispondo con le parole, rivoluzione della tenerezza, abbiamo bisogno di una rivoluzione della tenerezza, e chi più della donna, chi più della mamma, chi più delle spose può essere veramente il modello di che cosa significa avere tenerezza nei confronti dei giovani, dei ragazzi, degli alunni, visto che molti sono stati e sono insegnanti. Che bella questa parola, la tenerezza, rivoluzione. Il papà, io lo penso, e la Chiesa come un punto di riferimento, guardate. Anche questo oggi è una cosa
la tristezza, la povertà della nostra società di oggi non è solo ed esclusivamente la crisi economica, politica, sociale, mancano i punti di riferimento. E qui l'appello va ai papà, cioè io devo sapere che tornando a casa c'ho una mamma che è l'espressione della tenerezza, che mi abbraccia, che mi capisce, che mi accoglie, che mi compatisce pure con me. E ho bisogno anche di un papà che non è, dico, quella figura autoritaria di cui diceva Giuseppe, che accennavo prima, ma a cui io posso fare riferimenti quando mi trovo nel dubbio e gli dico: papà, come devo fare? Che cosa devo fare? E chi mi devo rispondere? Oggi guardate che c'è una crisi anche psicologica di una patologia psichiatrica infantile. Oggi i bambini sono quelli più soggetti alle depressioni, all'esaurimento, alla schizofrenia, ed è un allarme che noi non sottovalutiamo. Quando il bambino, che sono inchiodati perché sono diventate le nuove babysitter, per cui un bambino lo incollano per ore e ore davanti a un computer o un videogioco, ma questi figlioli sono schizzati, scusate la parola, ripeto, non ce l'ho con nessuno, non è un mio discorso morale, me ne guarderei bene di giudicare, perché l'ho detto prima, oggi è difficile essere papà, anche perché sono fragili questi ragazzi. Una volta noi dovevano fare che devo pulire, ma sapevo che avevo a stare da, e quello era l'andamento, se mio padre era vigile, mio madre, non avevamo. Oggi se tu sei troppo morbido, troppo condiscendente, allora fanno quello che vuoi e ti chiamano sopra. Se sei troppo duro, rigido, autorevole, rischi di perdere un figlio, perché il più alto tasso di suicidio è nella fascia giovanile, non si ammazzano i vecchi, si uccidono i giovani. E allora queste indicazioni le dobbiamo tenere in attenzione, non li possiamo buttare lì così. Allora io penso che se un papà come San Giuseppe, che ha fatto questo in fondo per Gesù, è stato il punto di riferimento di Gesù, perché gli ha insegnato come si lavorava, gli ha insegnato un mestiere, gli insegnava che cosa è famiglia, che cosa è il lavoro, che cosa è sudore, che cosa è fuggire, che cosa è la paura. Ma poi c'era la parola di questo padre, che come ogni padre deve dire: tu non temere, c'è un papà, stai tranquillo, quando c'è il papà, quando c'è la mamma, non ci manca nulla. Grazie. Grazie, consigliere.